Verifica l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi della delibera DAC 129 del 2014 nel territorio municipale di riferimento. Propone e organizza forme di informazione rispetto alla delibera appunto 129 del 2014. Promuove forme di condivisione, comunicazione e informazioni sui dati riguardanti il ciclo gestione dei rifiuti di Roma Capitale, già presenti e convalidati nelle sedi ufficiali, nonché aggiornati e comunicati da AMA in forma disgregata municipale. Approfondisce particolari tematiche emergenti riguardo al ciclo della gestione dei rifiuti, anche in accordo con l'evoluzione della normativa regionale, nazionale e comunitaria. Promuove forme di monitoraggio sul ciclo dei rifiuti e sul servizio, azioni di ascolto, coinvolgimento attivo e formazione dei cittadini al fine di fornire quadri di riferimento e scenari su cui basare proposte da proporre agli organi e istituzioni competenti. Propone e organizza progetti in conformità e per implementare l'attuazione della delibera. Promuove la diffusione della cultura ambientale finalizzata alla riduzione del riuso e del riciclo della materia. L'Osservatorio Municipale potrà proporre studi, come già fatto nelle esperienze passate, piani di soluzione, correlativi riferimenti scientifici, di analisi e di progetto da sottoporre agli organi istituzionali di riferimento dei singoli municipi. Questo è il quadro di cui ho voluto dare lettura per chi magari non fosse così addentrato su quello che è l'indirizzo che stiamo sviluppando con voi, con le modalità che già appunto ha indicato il Presidente insieme a tutti noi, a tutte e tutti noi nei precedenti incontri. Poi abbiamo buttato giù dei titoli su questo, chiaramente, dei Adesso gruppi che mettiamo a disposizione, no? Penso di questa discussione per l'avvio di questi tavoli. lo dici tu? E sono brevemente monitoraggio del rispetto del contratto servizio di AMA, divulgazione di informazione su differenziata e corretto conferimento, promozione della cultura ambientale finalizzata alla riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, ricerca, proposte e progetti verso rifiuti zero, comunicazione. Questo diciamo è quello che volevamo mettere, no? Più o meno sono dei titoli semplificativi, però su quello che poi dovremmo andare a costruire in questo periodo, no? Quando si formalizzerà poi a settembre l'osservatorio, siamo ancora in fase anche qui di raccolta delle varie Ripetiamo la adesioni. mail. Allora, no, vabbè, diciamo che a partire dagli obiettivi l'idea era quella di impostare un lavoro che abbia come obiettivo principale quello comunque della diffusione e della promozione di una cultura di sviluppo sostenibile, cioè quello che dicevamo la scorsa volta, comunque della riduzione dei rifiuti, comunque della promozione di un'educazione fin da piccoli. E quindi a partire dalle scuole, ma a partire anche dai luoghi delle nostre comunità, e attivare un monitoraggio che è come dire, su un atteggiamento corretto a tutto tondo, cioè quindi dal nostro stile di vita e ai nostri consumi, anche che non riguarda semplicemente i rifiuti, sicuramente i rifiuti sono appunto adesso l'elemento emergenziale, ma che riguarda anche i nostri consumi, quindi a questo è legato anche la situazione di particolare difficoltà che stiamo vivendo rispetto alla siccità e al soccorso idrico. Quindi questi quattro punti che adesso vado a ripetere sono incentrati soprattutto nel fare bene, fare in modo che si lavori bene tra cittadini, istituzioni, sicuramente con l'AMA, in collaborazione con l'AMA, ma fare anche in modo di comunicare quello che viene fatto e capire quali sono i punti interessanti di accesso. Per esempio, io una cosa che ho scoperto oggi per l'esattezza, ma che sapevo ci fosse, ma secondo me non è stata diffusa abbastanza, è questa cosa di che c'è un punto dove poter portare gli elettrodomestici a riparare, che non è una cosa banale se ci pensiamo, Ah, perché progetto del comunque vecchio osservatorio. esatto, e per dire io che sono una persona che abita qua in zona, lo sapevo e non lo sapevo, e secondo me questa cosa, E che è una dov'è cosa di questo posto? eccellenza, al mercato a E Villa io ci sono Verde, passata, eh? nei Mondica di Centro di Bardi. preparazione Proprio all'uso e ieri ci sono riciclo. passata, non ho visto Ecco. niente. Allora pure Tanto questo per sarà essere oggetto chiari. poi del monitoraggio, per capire che se quello che c'è funziona, se quello che c'è può essere implementato, se ci sono delle Questo è il cose che box, mancano, se centro di possiamo preparazione attivare. e riuso. Tutto Poi dedico questo un po' di va questo. No. rinforzato da una buona comunicazione, perché ne possiamo Passata dire proprio tutte le balle ieri. del mondo, se poi non le sa nessuno, soprattutto se non le sanno le cittadine e i cittadini, perché questa è la questione,
Noi in questo caso non arriviamo a decentrare proprio niente, cioè rimane il problema in gestione comune. Invece, diciamo, decentrare questo grande problema ci aiuta ad affrontarlo in maniera collettiva e sicuramente suddividendo la responsabilità ognuno nel proprio ruolo, perché c'è da dire anche questo, cioè è fondamentale. Non siamo tutti responsabili, ciascuno nel proprio ruolo. Quindi i punti che c'erano, i gruppi, diciamo, di lavoro così che ha anticipato Michele sono quelli appunto del monitoraggio del contratto di servizio AMA, che riguarda appunto lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti. Il primo punto è il monitoraggio del contratto di servizio AMA. Ci faranno vedere le foto se vuoi. Grazie, perché purtroppo. Questi sono liberi comunque. Lo spazzamento hai detto, Si dice spazzamento? Mi sembra No, lo spazzamento, sì. No, ma come si spazza? Sì. Come per capire come si spazza. Il contratto di servizio pubblico, no? Cioè, lo spazzamento viene fatto dagli spazzini? Allora, aspetta un attimo. Sì, andiamo per punti, infatti poi li andiamo a sviscerare. Monitoraggio del contratto di servizio AMA, spazzamento e raccolta dei rifiuti. Due. La divulgazione e l'informazione in merito al corretto conferimento, e questo riguarda la parte appunto dell'educazione e della formazione, che può riguardare le scuole, gli adulti, la comunità, i centri di aggregazione, cioè secondo me in questo qua si vede e si sostanzia anche il nostro impegno, perché noi secondo me ci dobbiamo un po' assumere l'incarico di rendere questa cosa accessibile e diffusa. Il terzo punto è questo, è l'obiettivo più ambizioso, cioè verso rifiuti zero. Buone pratiche da mettere in campo per la riduzione dei rifiuti. E in questo c'entrano tante cose, cioè per esempio la riduzione degli imballaggi, cioè per esempio la riduzione dell'uso della plastica, eccetera, eccetera. Il quarto punto è quello che riguarda la comunicazione di tutto questo, quindi attraverso i nostri canali che abbiamo, ovviamente avvalendoci anche dei canali istituzionali, quindi il sito del municipio, la pagina Facebook del municipio, la pagina Facebook dell'osservatorio, e chiaramente anche noi siamo tutti replicatori di informazioni. Ora, io forse farei un giro, diciamo, per capire chi è interessato magari a contribuire su quale aspetto, per capire... Sì, certo, assolutamente. Dobbiamo iniziare appunto su questi titoli a costituire dei gruppi, ognuno per la propria sensibilità. Sì, fa come fa con il giro. Cominciamo dalla tua sinistra.